Amici di Radio Speranza in Blu, come sempre, come ogni lunedì, torna puntuale l'appuntamento con Speranza Sport, la nostra rubrica che vi fa scoprire, vi fa tornare agli eventi più emozionanti dello sport del fine settimana. Come sempre un caro saluto da Davide De Amicis. Antonio De Leonardis, buongiorno. Buongiorno Antonio, e allora è un lunedì di attesa, è stato un fine settimana anche di attesa per i tifosi biancazzurri che stasera attenderanno il risultato di questo match casalingo del Pescara, l'ennesimo in posticipo serale che vedrà opposto proprio il Pescara al Carpi, questa matricola terribile che ha perso una volta sola e per il resto insomma tutti i risultati positivi. E quindi dovrebbe essere un'altra partita che vedrà i biancazzurri al gran completo, tutti convocati, un tridente che dovrebbe rivedere dal primo minuto addirittura Merola ormai ristabilito, e poi Vergani che dovrebbe riprendere il posto di Tonin, il ritorno di Cangiano, insomma ennesimo turnover per un trittico di partite che è stato particolarmente impegnativo, e vedremo se Pescara potrà tornare in vetta. Adesso è provvisoriamente prima la Ternana dopo le partite di ieri. Ma sì, insomma, questo è importante, questo recupero di Merola che avevamo visto solo a sprazzi in attesa che recuperasse la migliore condizione. Questa volta per la prima sera, per la prima volta, riparte dal primo minuto, credo che sia un recupero molto, molto importante per una squadra che insomma è in salute e che alla fine trova quello che è il suo elemento di maggiore qualità, soprattutto in fase offensiva. Quindi c'è questa possibilità, vincendo, di operare questo doppio sorpasso ai danni di Ternana e Torres, che hanno vinto le rispettive gare nelle gare di ieri, e quindi vedremo un tridente comunque inedito, ma credo che sia poi quello che più che dia maggiori garanzie, cioè con Merola e Cangiano esterni e Vergani centrale. È una partita molto importante perché si aspetta per vedere se questa squadra comunque ha trovato una buona continuità, ha bisogno soltanto di avere maggiore sicurezza in fase offensiva. Insomma, questa formazione appunto inedita ma molto importante ci potrebbe far vedere un Pescara più brillante rispetto alle ultime gare. Comunque sono state più che dignitose, insomma il cammino del Pescara finora credo che sia stato più che positivo. C'è questa possibilità appunto di continuare a crescere, quindi di assumere quel ruolo che tutti insomma i tifosi si attendono da qualche anno da ormai. Qualche anno quindi questa, se riuscisse ad avere continuità insomma alle ultime gare, sarebbe un segnale importante, perché finora insomma questa squadra a volte non ha brillato, ma ha dato sempre la sensazione di poter comunque giocarsela con tutti, anche per le scelte di questo allenatore che convince sempre di più, soprattutto per la sua tranquillità sul fatto che comunque stia portando su una squadra che, ricordiamocelo, insomma alla via di stagione aveva pochissime chance da parte della critica, voglio dire. Sì, una formazione sulla carta indebolita. Esattamente, si aspettava un Pescara sottotono, invece stiamo scoprendo un bel Pescara che magari insomma dovesse trovare continuità e crescere ancora di più, potrebbe fare questo campionato da protagonista come ormai i tifosi si aspettano, sperando che insomma che col tempo finiscano anche queste pressioni da parte della tifoseria nei confronti della società, del presidente in particolare, che insomma non è che lasciano il tempo che trovano, insomma, voglio dire, perché il campionato va avanti e sarebbe molto importante se ci fosse anche un'unità, una compattezza in questo momento. Insomma, è ovvio che di solito, come sempre succede, i guai anche della società o
ho i problemi dei tifosi, li può cancellare solo la squadra, giocando soprattutto giocando un bel calcio e magari facendo ovviamente risultato, che ci è successo tante volte in passato. Speriamo che questa storia si possa ripetere, e quindi stasera credo che sia un esame molto importante. Esatto, vedremo alle 20:45 se l'esame sarà superato. E allora, intanto la Serie C, la giornata che si sta per concludere, ha dato anche un altro verdetto triste per le formazioni abruzzesi, perché l'Eniago Salus in casa ha superato per 2-1 il Pineto. L'Eniago Salus che, dopo la scoppola rimediata nel precedente turno contro la Ternana, con punteggi tennistici, insomma, niente, si è rifatta ai danni del Pineto, che non riesce, sì, dopo tanti pareggi, a trovare una vittoria, ma bensì rimedia una sconfitta. Beh, sì, so, tra l'altro, rispetto all'inizio della passata stagione, quando tra l'altro la squadra era matricola in questa categoria, aveva avuto un impatto sicuramente migliore rispetto a quello che sta succedendo oggi. Una squadra che non riesce a trovare continuità, che insomma ha alternato momenti brillanti ma altri decisamente sottotono, quindi quest'ultimo KO anche mette la squadra in una situazione non brillante. Certo, il campionato è solo all'inizio, però questo KO con Legnago probabilmente non è stato messo in preventivo. Si pensava che questa squadra potesse comunque avere un impatto positivo anche in questa trasferta. Comunque vedremo, certo il Pineto ha qualche problema di troppo in questo momento, in fase realizzativa soprattutto. Esattamente, ricordiamo, insomma, ha cambiato l'allenatore, la guida tecnica rispetto alla passata stagione, insomma, eppure ha avuto dei momenti brillanti. Soprattutto a me piace tantissimo Del Sole, che sta facendo secondo me un ottimo campionato, così come erano le premesse di questo ragazzo che esordì in questa categoria qualche anno fa, quando era ancora ragazzino, diciamo, ha tante qualità, insomma è stato pure arrivato anche al bivai della Juve. Le sue prestazioni credo che siano all'altezza delle attese. Insomma, quello che invece non dà ancora continuità è proprio la squadra. Eh sì, vedremo se riuscirà a riprendersi. Intanto è a 7 punti, a un punto dalla zona play-out, per quanto ormai, certo, la classifica è ancora cortissima, quindi vedremo. Intanto Serie D, Girone F, Girone delle Abruzzesi, c'è stata davvero una domenica amara, una domenica storta per l'Aquila, che aveva ambizioni di primato, era sottoposta all'esame difficile della San Benedettese. Ebbene, San Benedettese ha vinto per 5-0 sull'Aquila in casa, Riviera delle Palme di San Benedetto. Davvero una mazzata per gli uomini di Pagliari, che non si aspettavano probabilmente una tale davvero strapazzata, e credevano di poter agguantare il primato, e invece niente, dovranno ripartire. Mentre il Chieti ha battuto per 1-0 il Castel Fidardo e si avvicina sempre più prepotentemente alla vetta. Questo Chieti, arrembante dopo questa campagna acquisti, nuovi proprietari, vince sempre di misura ma convince. E c'è stato poi invece la Vigor Senigallia che ha vinto per 1-0 sull'Ancona, mentre invece le altre abruzzesi, il Città di Teramo ha vinto per 1-0 contro l'Avezzano, questo derby davvero interessante, e poi il Notaresco ha pareggiato per 1-1 contro la Civitanovese. Quindi insomma è una classifica che vede la Vigor Senigallia prima a 10 punti, seconda proprio il Chieti a 9 punti e terza poi San Benedettese e Fossombrone con il Calcio Termoli. E insomma, amara risveglio questo lunedì per l'Aquila. Sì, sì, certo, in questo momento in effetti la squadra protagonista è il Chieti. Il Chieti, che ho ricordato, ha cambiato l'assetto dirigenziale, credo che sia una società comunque ambiziosa in questo momento, le premesse erano queste, e Chieti, insomma, anche sul campo sta rispondendo a quelle che sono le attese. Intanto è seconda a un punto dal Senigallia,
La grande delusione in questo momento è veramente l'Aquila, insomma 5-0 con la Sammarinese è pesantissimo, non se l'aspettava nessuno, speriamo che sia solo un incidente di percorso e non che la squadra abbia problemi così come sono emersi da questo confronto. Bene invece, come hai detto tu, il Teramo, la spuntata nel derby con l'Avezzano, ma anche discreta anche il rendimento del Notaresco, che ha strappato un pari in trasferta. Eh sì, e ora insomma il Teramo è a metà classifica e vedremo, classifica ancora cortissima, è tutto ancora da scrivere. Per quanto riguarda l'Eccellenza invece, davvero è giornata difficile per il Giulianova, perché ha rimediato un'altra sconfitta, e quindi per 3-1 contro la Renato Curiangolana, che è capolista di questo girone abruzzese. Il Penne ha pareggiato 2-2 contro la Provasto e insomma il Lanciano poi ha superato per 3-0 la Virtus Cupello e la Folgore Delfino Curi ha pareggiato 1-1 con il Celano Calcio, per una classifica che vede la Renato Curi prima a 12 punti, seconda Rovidiana a 10 punti e Giulianova è parecchio arretrato a 5 punti, e quindi un Giulianova che non riesce quest'anno a carburare dopo aver dominato insieme al Teramo la passata stagione. Un inizio difficile. Sì, Giulianova sembra non se l'aspettava nessuno questa partenza sottotono, mentre invece la vera sorpresa credo che sia l'Angolana, che insomma in testa ci è arrivato a sondi risultati. L'Angolana, vorrei ricordare che insomma negli anni 70, sempre in serie D, se la giocava col Pescara, solo sì. Il Pescara di Tom Rosati, che doveva fare, che poi fece una grande risalita con una doppia promozione. Quindi l'Angolana era una bella sorpresa, ma anche il Lanciano bene. Giulianova io credo che sia migliore di quello che abbiamo visto finora, quindi spetta al tecnico insomma vedere un po', di trovare le giuste misure per rimettere in piedi una squadra che deve essere per forza ambiziosa dopo, sia per tradizione e anche per quello quanto di buono ha fatto nella passata stagione, quando insomma senza quel Teramo stellare probabilmente avrebbe vinto a mani basse il campionato, che poi insomma è quello, l'Eccellenza direi che va un po' stretta a questa società, che ha una bella tradizione non solo in D ma soprattutto in Serie C. Tra l'altro Mosconi, l'allenatore, si è dimesso e probabilmente potrebbe essere, si dice, Roberto Cappellacci, ex trainer dell'Aquila, sì, a prendere le sorti in mano di questa squadra. Vedremo se sarà così. Sì, beh, Cappellacci insomma, è un allenatore di grande esperienza soprattutto in queste categorie. Credo insomma adesso è ovvio che lì in società si cerca di fare qualcosa per rimettere in piedi questa partenza, era del tutto imprevista, quindi assolutamente ci può anche stare questo cambio di allenatore. Intanto siamo alla Serie A, al massimo campionato, con Milan che supera per 3-0 il Lecce, l'Udinese che perde per 2-3 contro l'Inter, Genoa-Juventus poi 3-0 per la Juventus, Bologna-Atalanta 1-1, Torino-Lazio 2-3, Roma-Venezia 2-1, Como-Elas-Verona 3-2, Empoli-Fiorentina 0-0, Napoli-Monza 2-0, e poi questa sera ci sarà il posticipo tra Parma e Cagliari, con una classifica che vede primeggiare temporaneamente il Napoli a 13 punti, seguita dalla Juventus a 12 punti e poi Milan, Inter e Torino a 11, e insomma quindi una classifica che si va delineando, con un Inter in ripresa, anche una Juve stabile, insomma diciamo che Juve, Inter e Milan stanno andando, hanno trovato una certa continuità insieme al Napoli. Ma sì, certo, in questo momento la capolista è il Napoli, direi che anche con merito, perché a parte dopo quella batosta di Verona ha cambiato passo, è riuscita ad arrivare in testa alla classifica, ma anche convincendo, soprattutto credo che abbia ritrovato un Caraschedia di altissimo livello, questo sì. È il giocatore che fa la differenza
credo, non solo nella sua nazionale, ma anche col Napoli, come ha dimostrato nella stagione eccezionale del Napoli in passato. La Juve sta tenendo un percorso anche buono, senza brillare troppo, però intanto ha ritrovato i gol di Vlahovic, che è un po' la sua punta di diamante, il giocatore che può dare qualcosa in più a una squadra che comunque gioca un buon calcio. A proposito di cannonieri, anche l'Inter ha ritrovato il suo bomber principale, ovvero Lautaro, che si è presentato finalmente con una doppietta. Va ricordato che Lautaro veniva da una stagione stressante, perché non solo il campionato, la Champions, ma poi per lui c'è stato anche la Coppa Sudamericana, in cui tra l'altro, insomma, è stato anche il mattatore, tanto che figura tra gli aspiranti al pallone d'oro, soprattutto anche per l'impresa fatta con la nazionale. Quindi secondo me era arrivato un po' stanco alla via di questa nuova stagione, ma ieri si è ripresentato alla grande con questa doppietta, che tra l'altro rimette in piedi anche un Inter che finora non sta brillando come nella passata stagione. Esatto. Sorpresa pure la ripresa del Milan, che pure era partito malissimo, adesso ha ritrovato di nuovo anche i suoi giocatori più importanti, cioè Teo Hernandez e l'attaccante soprattutto, che gli dà qualità, però Milan sicuramente più brillante. E poi c'è anche il Torino, che insomma è a meno 2 dalla vetta, anche ha fatto una buonissima partenza. Intanto domani riparte la Champions, ci sarà la sfida Bayer Leverkusen Milan, questa partita insomma un avversario durissimo, l'Inter affronterà la Stella Rossa, mentre mercoledì ci sarà un Liverpool Bologna, Lipsia Juve e Shakhtar Atalanta. Insomma sono partite, insomma, quest'anno appunto questa Champion rinnovata diventa un campionato vero e proprio, perché continua fino ad andare avanti in questo modo. Non è assolutamente, è una veramente una sfida avvincente, farà quasi concorrenza al campionato nazionale. Non so quando possa pesare, voglio dire, anche per quanto riguarda la gestione del campionato, perché credo che siano impegni molto pesanti, voglio dire, vedremo. Anche questo è un'incognita per quelli che possono essere i problemi o comunque le capacità delle squadre che vanno per la maggiore, insomma. Assolutamente. Staremo a vedere. Intanto è ripreso il campionato di Serie A di calcio 5 femminile, ed è ripreso bene per le abruzzesi, perché il Tiki Taka Futsal Francavilla ha superato in trasferta per 4-2 l'Atletico Foligno, mentre il Pescara ha superato in casa per 9-0 il Royal Team Lamezia. Bitonto, neanche a dirlo, ovviamente riparte vincendo il derby per 4-0 con Molfetta, e quindi si ripropone probabilmente la solita sfida, Antonio. Sì, c'è il Bitonto. C'è il Bitonto in ovviamente già padrone un po' del campionato, ma alle spalle ci sono proprio le due abruzzesi, cioè Pescara e Tiki Taka, sono le rivali più agguerrite. È un'impresa difficile, però intanto anche questa partenza fa capire che le due squadre di casa nostra mantengono i livelli che hanno avuto nelle ultime due stagioni. Vedremo se si riuscirà un po' a avvicinare al Bitonto, che insomma sta stradominando la categoria. Assolutamente. Intanto ieri a Zurigo si sono disputati i mondiali per quanto riguarda i professionisti elite, la gara in linea. Neanche a dirlo, prova davvero strabiliante come sempre di Tadej Pogačar, che si è laureato campione del mondo scattando addirittura a 100 km dalla conclusione, e si è fatto quindi 100 km in fuga, di cui 51 da solo, e quindi ce l'ha fatta, non ce n'è stato per nessuno, gli altri non gli sono andati dietro. Seguire Pogačar è davvero impossibile, speravano probabilmente in una sua debacle, ma ce l'ha fatta, ha retto fino alla fine,
e quindi poi gli altri si sono dovuti accontentare delle medaglie, con il terzo posto di Van der Poel ad esempio, e quindi davvero gli italiani veramente male. Il primo è stato Giulio Ciccone, il teatino, arrivato 25esimo, ha provato con un timido scatto a 70 km all'arrivo a vedere di restare agganciato a gruppo di testa a Pogacar, ma niente da fare, ovviamente poi è sparito, quindi gli italiani non pervenuti sostanzialmente, quindi davvero un mondiale che vede ancora distante gli italiani. Sì, beh, insomma, non è una sorpresa, direi, anche perché l'andamento della stagione non è che avesse indicato qualcuno degli azzurri ad altissimo livello, e invece ha confermato lo strapotere di questo Pogacar, che insomma ha messo insieme Giro, Tour e campionato del mondo, come era uscito in passato solo un paio di super campioni, tra questi appunto Merckx. Ma veramente l'impresa di Pogacar è stata eccezionale. Ricordiamo come ha vinto sia il Giro che il Tour, sempre dominando, questa volta ha stradominato addirittura la competizione principale di questo del ciclismo, questa fuga di 100 km la dice lunga su quello che ha combinato Pogacar. Insomma, si è presentato in grande spolvero, credo che insomma uno successo, un trionfo strameritato, che ribadisce quello che è la superiorità di questo ciclista in questo momento del suo percorso. E quindi davvero ha realizzato il suo sogno di indossare anche la terza maglia dopo quella rosa e quella gialla, anche quella iridata del mondiale. Ricordiamo, al secondo posto Ben O'Connor, terzo posto Mathieu Van Der Poel, e l'Italia si accontenta del terzo posto di Elisa Longo Borghini nella prova in linea femminile, sì, e di questo Lorenzo Finn, che però si è laureato campione del mondo tra gli juniores, se vedremo se in futuro ci farà riscattare. E intanto è ripartita anche la Serie B di pallacanestro, e una giornata che ha riso ai colori abruzzesi, perché hanno vinto, Antonio, sia il Roseto che il Chieti. Ma sì, insomma, la binazionale è partito benissimo. Il Roseto, ricordiamo che insomma la passata stagione ha perso all'ultimo sprint, ha perso la possibile promozione in A, ma ci sta riprovando. La formazione è stata ritoccata in meglio, insomma, tra l'altro uno di questi più importanti è stato Sacchetti, insomma, ex nazionale ma di grandissimo livello. È partito bene, ha vinto 108-67, quindi sta dominando. Credo che sia anche una bella sorpresa il Chieti, che ricordiamo che ha avuto più di un problema, addirittura di iscrizione per i problemi societari, e invece insomma si è ripresentato con una squadra credo competitiva, ha vinto benissimo, quasi 20 punti, 19 punti di vantaggio sul Latina, e quindi per le due abruzzesi un bel avvio. E poi è iniziata anche la B interregionale, a partire molto bene l'Amatore, che è una squadra rivoluzionata, con largo spazio ai giovani, come non capitava oramai da una decina d'anni. Questo nuovo corso, però, ieri è stata una partita che la squadra ha dominato, ha vinto 78-67 col Carve Roma, che già nella passata stagione, nello stesso girone, insomma, e aveva perso la gara proprio in trasferta. Però questa squadra rinnovata credo che abbia grandissima qualità, ma soprattutto la voglia di questa squadra. Ok, pure il Roseto con Ozzano, anche il Roseto sarà protagonista, invece è finito KO il Teramo a Senigallia, e anche invece, il Pescara sì, Pescara, che se non ha B non interregionale, comunque è iniziato male, anche lì c'è stato largo spazio ai giovani, quindi questo è l'obiettivo di questa società. E poi è iniziata anche la Serie A, sì, con una grande sorpresa, cioè la
la sconfitta di Milano a Trieste, questa non se lo aspettava nessuno, visto che insomma Milano aveva vinto anche la Supercoppa prima della partenza contro il rivale di sempre, Bologna, che comunque invece è partito bene. Quindi insomma uno scivolone del tutto in attesa, ma questo è un campionato lunghissimo, staremo a vedere quello che succederà. Intanto nella Louis Vuitton Cup c'è la finale in corso e ieri ha pareggiato l'una rossa contro la Ineos, e quindi 2-2, oggi altra sfida, e quindi insomma fino alla fine questa sfida per contendersi la Louis Vuitton Cup e quindi poi l'accesso nella finale di Coppa America. Sì, va avanti tra botta e risposta, l'una rossa insomma è ancora la possibilità di spuntarla. Quindi questo 2-2 fa capire che sarà ancora una battaglia da molto, molto lunga. Poi per quanto riguarda il resto, ecco, c'è il tennis a Pechino, c'è un torneo importante, sono di nuovo Vavassori e Bolelli in semifinale, è la coppia che ha entusiasmato nelle precedenti occasioni, e è in gara anche Sinner, che adesso è di nuovo alle prese con problema di doping, che veramente insomma sembra del tutto fuori luogo, però insomma adesso c'è stato un ricorso della WADA, l'Agenzia Mondiale Antidoping, vedremo. Io credo che non succederà nulla, perché veramente non è già questo ricorso mi sembra anomalo rispetto a quello che è stata la cosa. Intanto Sinner continua il suo percorso, insomma credo che riuscirà a spuntarla pure a Pechino. Chiudiamo con la MotoGP, magari, perché c'è stata questa ieri il Gran Premio d'Indonesia con la vittoria di Jorge Martin su Acosta, altro spagnolo, e poi gli italiani, terzo Bagnaia, quarto Morbidelli, quinto Bezzecchi. Ah sì, veramente Bagnaia adesso è a meno 21 dal primato, insomma dovrà fare un'impresa. Però credo che insomma il campionato è ancora lungo, c'è la possibilità, insomma Bagnaia già ci ha dimostrato quanto sia la sua qualità sulle due ruote, sarà ancora protagonista, quindi il discorso non è chiuso. L'ultima notizia, sì, c'è stata questa maratona a Pescara, ha vinto Rama davanti a Pirani, è stata la giornata comunque problematica per gli automobilisti, ma comunque una bella manifestazione. Un bel evento davvero che ha segnato questo fine settimana di sport, che vi continueremo a raccontare anche nella prossima puntata di Speranza Sport, che tornerà, se lo vorrete, puntuale lunedì prossimo alle 9.30 e alle 18.30. Un caro saluto da Davide e di amici Antonio De Leonardis, buongiorno.